Odio Zoriani, odio Zoriani. È il saggista che ha fatto il patto e il contratto con Oda Matto. Grazie, maestro Oda, che in questo momento in cui sono assente dalla community di One Piece perché tra figlia, lavoro, insomma, non riesco a essere più tanto presente, tu porti avanti il saggismo in una maniera davvero didascalica, cioè che anche un bambino di 4 anni potrebbe capire che c'è un vice capitano e un piastrellista. Ma semplicemente gongolare per questa ovvietà non è da saggisti. Noi sappiamo bene chi è il vice capitano e chi invece la palla al piede. Ma questo capitolo lo rende così didascalico, no? Sai, didascalico, lo spiego agli zoriani che magari non sono avvezzi a parlare un linguaggio umano, no? E parlano soltanto attraverso onomatopee quali Humph Humph. Cosa si intende per didascalico? Cioè che un linguaggio descrittivo molto chiaro, che non lascia spazio all'interpretazione, alle sovra o sottoletture. No, 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 è proprio lì, no, che Jinbe ci dice: Zoro, ma non hai capito che non è il momento di prendersi nel combattimento? Eppure Lucci ti dice: ah, sei proprio una palla al piede per i tuoi amici. E Zoro risponde: no, non sei tu che decidi la durata di questo scontro. Allora diciamo che la stai portando per le lunghe. Io so, però, conosco il mio pollo zoriano, perché il pollo zoriano non è neanche arrosto, è crudo, fa schifo. Dirà: ma Zoro, Zoro non si è messo ancora la bandana. Ok, eccepiamo questa contestazione, però ci sono due ordini di problemi. Il primo: non ti dovrebbe servire la bandana contro un Roblucci che le ha prese abbondantemente da quando è iniziata Gente, no? Ci abbiamo un Roblucci a mezzo servizio e tu la stai tirando per le lunghe, mettendo in difficoltà tutto il mondo. Ancora di più peggio, cioè che non sai capire le situazioni, i momenti di una battaglia, di un'avventura, di un'impresa. Perché se ti basta mettere la bandana per abbatterlo, ti sta spiegando pure lui, il tuo nemico. Sei così stupido che il tuo nemico ti sta spiegando che in questo momento prolungare l'incontro rende pericoloso per la tua ciurma, la situazione. Lui neanche sull'avviso del nemico riesce a capire cosa deve fare. Al contrario di Sanji, come sappiamo, si muove, capendo dove andranno le situazioni, no? E quindi la palla al piede del titolo di questo video è sicuramente Zoro. E il vice? Uno potrebbe dire: beh, è Jinbe che sta andando a riprendere il sottoposto, dicendogli: oh, tu muova, ti vuoi muovere? E no, invece qui ci troviamo di fronte a un faro puntato su un personaggio che è Sanji, protagonista della saga di Gend, da quando è iniziato sostanzialmente, no? Una saga basata sulla tematica del cibo, di cui Sanji è sicuramente il portatore di questa tematica all'interno di tutta quanta l'opera, l'opera che si basa su questo. Anche Rufy adesso si è ripreso grazie al cibo, che però sottopone il fegato degli zoriani a rosicamenti grossi, pazzeschi. Perché rosicano ancora di più? Perché almeno gli era rimasta, no, agli zoriani l'idea per la quale Zoro fosse il secondo più forte in giurma. O comunque, quello magari è la cosa che gli rimane, perché giustamente uno che combatte con le spade in teoria dovrebbe sopraffare uno che non combatte con le spade. Invece abbiamo visto Roblucci fermare la lama di Zoro semplicemente con le sue mani. Quindi diciamo che forse si sta anche un po' assottigliando questa prevalenza nel combattimento grazie a un'arma, mentre Sanji non ne ha. Ma no, non è questo il punto. Il punto è che il credo zoriano, ovviamente smentito centinaia di volte, è tutta una falsità, è una fake news, sono troll russi di Trump che mettono in giro queste voci, e Zoro ha sempre affondato i secondi. Non è vero, non è mai vero. Una fake news grossa come una casa, l'ho dimostrato più volte. Recuperate i video su questo canale, soprattutto cialtronate.
ma boh, si trovano davanti a una verità incontestabile, e cioè Rufy sta affrontando il villain principale della saga, cioè Senseiturn, mentre Sanji sta affrontando il vice di questa saga, e cioè Kizaru. Ora, se vogliono sostenere che il vice di questa saga, no, il secondo più forte, il secondo lo stratega, colui che fa le veci della gerarchia, non è Kizaru, devono veramente non arrampicarsi sugli specchi. Si devono arrampicare sugli specchi al contrario, cioè è proprio un'impresa che anche lo zoriano più stupido, secondo me, non intraprenderebbe. Ma ringrazio il re del Biker Raft che mi ha mandato un'immagine che ho messo pure su Instagram, che mi ha ricordato in effetti una cosa incredibile, cioè Kizaru si è sempre dimostrato molto atarassico davanti ai nemici che si è trovato davanti. Ricordiamoci i suoi volti di sbeffeggiamento, no? Di sorriso sornione davanti a tutti i tipi di avversari, che fossero Shanks, Riley, la qualunque, anche Barba Bianca e Beckman, no? Davanti alla scena che gli si para davanti di Sanji che blocca un laser, anche il suo sorriso beffardo e sornione viene meno. Esterrefatto che qualcuno per la prima volta nella sua intera esistenza abbia fermato un laser, e quindi chiede numi su quanto appena visto. Non può crederci, ha bisogno di una spiegazione che sia la più logica possibile, altrimenti ne va della sua anche comprensione del mondo. E Sanji gli risponde: beh, ho fermato il laser con la forza dell'amore. Ma è troppo razionale, Kizaru ha bisogno di ancorarsi alla speranza che quanto ha visto abbia una spiegazione. Quindi dice: la fisica non funziona così. Ma forse non è fisica, forse questo è un personaggio che va oltre la fisica, è un personaggio fumettistico, come è un fumetto impersonato il suo capitano. E come può, amici miei sangisti, non essere vice capitano colui che è un fumetto inspiegabile sotto il comando di un altro fumetto inspiegabile? Grazie maestro Oda che hai descritto vignetta per vignetta, balloon per balloon, questa verità a chi non voleva sentire. Pazzesco. Shhh.